Carmine, innanzitutto volevo ringraziarti da parte di tutti i fan di Rino Gaetano perché hai riportato il personaggio al giusto livello dopo il film assurdo e infame proposto dalla Rai. Sì, Penso. in effetti credo questo era anche uno degli scopi, no, di questa presenza di Rino Gaetano, cioè ridare Rino Gaetano la sua città, la sua terra, perché con queste operazioni recenti, con queste cose che erano state fatte, con questa fiction soprattutto, addirittura si ignorava a livello nazionale che Rino Gaetano fosse calabrese. Io non dico che bisogna dire che Rino Gaetano è crotonese e basta, lui stesso nel romanzo dice io sono crotonese ma sono anche romano. Il che è giusto perché è cresciuto a Roma, ma almeno ridare, riallegare, ecco, questo grande cantautore alla sua città di origine, anche perché, come ricordo spesso, questa sua città d'origine, il suo mare, Capocolonna, lo hanno ispirato tantissimo. Le sue canzoni sono piene di immagini che parlano della nostra terra. Quindi non è che abbia fatto chissà che cosa, o forse fatto un po' di giustizia, no? Tanto Crotone, tanta Calabria sul libro. Vedremo questo libro diventare film. Bella idea questa. Mi piacerebbe moltissimo. In diverse recensioni hanno detto che sembra un soggetto già Già pronto scritto. per farne un film. Al momento non si sono mossi i produttori, però per gli altri due libri sì, per Tra due mari e soprattutto per La festa del ritorno, spero che si riesca già il prossimo anno a fare qualcosa, a realizzare qualcosa di concreto. Come vive un trentino un calabrese in Trentino? Beh, dopo tanti anni ci vivo Poi un benissimo. calabrese come te, insomma, che Sì, sente ma così ci vivo tanto. benissimo perché io da un po' di anni a questa parte ho cominciato a vivere per addizione, no? Cioè, voglio vivere la Calabria, voglio vivere il Trentino, voglio vivere la Germania, tutto assieme, non dover scegliere, visto che per forza di cose, no? Non per volontà, per forza di cose, sono stato costretto ad andare fuori dalla Calabria. Una volta che sono fuori, ecco, voglio vivere positivamente, come una ricchezza, anche questa esperienza dell'emigrazione. Nello stesso tempo, però, non voglio rinunciare alla mia parte calabrese, alle mie radici più profonde che si trovano nel mio paese d'origine, Carpizi, e quindi vivere, come dicevo prima, per addizione, non per sottrazione. Carmine Abate parla albanese, calabrese, italiano, tedesco anche. Sì, tedesco e germanese anche, non solo Germanese. cioè il tedesco degli emigranti, certo. E anche lì, appunto, l'emigrazione diventa una ricchezza perché tu impari nuove lingue, vivi tra più mondi, per cui anche questo ho imparato con il tempo, cioè di non piangermi addosso. Addirittura oserei dire di non avere nostalgia, perché per esempio per la mia terra non ho nostalgia, perché tutta la mia terra è dentro di me. Dentro di dov'è Anna? Di Anna è di un paese del Crotonese, dove? nessuno, ecco Di io, no, dove? no. Dai. Allora, io chiaramente non ho usato il termine Carpizi, ma io me la sono immaginata di Quindi Carpizi, anche se quando tutti, Nicola va a casa è Carfizi, quella quella descrizione. descrizione sta andando a Carpizi, sicuramente. Non ho messo nome, ho Avevo messo pensato Castelsilano. un paese, potrebbe essere Carpizi, potrebbe essere Verzino per i lettori, no? Potrebbe essere Savelli, potrebbe essere un paese lontano da Crotone che non ti consentiva di viaggiare, diciamo, Giusto, per la Castelsilano è più distanza. vicino, giusto. E quindi uno di questi paesi è il paese simbolo, diciamo, anche della Calabria, un paese di forte emigrazione. Infatti Anna spesso si lamenta di questa cosa, che dal paese partono sempre più persone, per cui Anna me la sono immaginata così. Un paese del Crotonese. È pronto il prossimo libro? Guarda, ti do una chicca, proprio una novità. Cioè, c'è un prossimo libro, nel senso che è già stato scritto, sono piccoli racconti che usciranno direttamente negli Oscar Mondadori nel 2010, no? Oddio. Sì, nel 2010, sì, perché non è che faccio un libro all'anno. Me lo curo adesso questo libro. E è già però un'idea per un nuovo romanzo che mi sta assillando proprio giorno e notte. In bocca al lupo per tutto. Grazie.